Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di ufologia razionale, in particolar modo del modello scientifico di tecnologia aliena. Allora, i modelli ufologici a tecnologia, a seconda delle due culture che visitano la Terra, completano in dettaglio quanto il modello AstroCalc permette di elaborare. La formalizzazione di questo modello numerico-statistico, in cui la latenza ufologica è stata razionalizzata dentro un ventaglio di culture aliene e tecnologie. La stima del fattore tecnologico, ossia C, la velocità dell'astronave, differenzia, oltre che per cultura aliena, anche i vari tipi di modelli di astronavi siderali. Sono stime, perché non si ha un'astronave aliena da mostrare e studiare. Tuttavia, le cifre sono plausibili per la fisica umana nota, quindi permettono di avere una vaga idea scientificamente verosimile circa la stima dei fabbisogni energetici, la quantità di antimateria necessaria a sostenere il viaggio siderale ed in generale quale tipo di tecnologia probabilmente sia presente nei vascelli alieni. A seguire il modello di tecnologia aliena. Il modello di stima della tecnologia aliena è una funzione come costruita come AT, funzioni di M, di V, TN e dà in output AM. Occorre inserire in input M la stima della massa dell'astronave espressa in chilogrammi. V è la velocità dell'astronave durante il viaggio siderale che deve essere inserita in termini di frazione di C, ovviamente ormai questa cosa si sa. TN è invece il tempo nave relativistico del viaggio. Questo è l'output che viene prodotto dall'altro precedente modello AstroCalc. Come risultato in output abbiamo la quantità necessaria di antimateria che serve per sostenere il relativo viaggio. A seguire i conteggi delle equazioni. Per stimare quanto lavoro occorra, nella fase di accelerazione e di decelerazione si utilizza la formula del lavoro di Lorentz. Questo, una volta calcolato, dà il risultato espresso in joule. Il lavoro in joule va poi convertito per praticità in kilowattora, tenendo presente la relativa relazione. Si ottiene quindi il totale del fabbisogno di potenza per il transito, ovviamente espresso in kilowattora. Al fabbisogno di potenza per il transito espresso in kilowattora precedentemente calcolato va poi aggiunto un'altra serie di fabbisogni: il fabbisogno di potenza per l'avionica, il fabbisogno di potenza per l'ibernazione e il fabbisogno di potenza per le difese attive contro il vento siderale. Si ottiene il totale della stima per quanto riguarda il totale del fabbisogno energetico in kilowattora. Ora, per quanto riguarda la stima sul fabbisogno di potenza per l'avionica e di fabbisogno di potenza per l'ibernazione, è una banale produttoria. Stimando ad esempio quant'è il consumo di un computer oppure di ad esempio di un surgelatore che lavora 24 ore su 24 per l'intero tempo nave relativistico. Mentre per quanto riguarda la stima sul fabbisogno di potenza per le difese attive contro il vento siderale, questo è particolarmente difficile. È talmente difficile che io l'ho stimata a livello forfettario, pari al 50% del fabbisogno di potenza di transito. Quando andate a stimare il fabbisogno di potenza per l'avionica, considerate un po' di ridondanza, quindi almeno due computer con giroscopi vari che lavorino 24 ore su 24, quindi
almeno 2 kW, considerateli come fabbisogno di potenza minimo per un consumo di 24 ore su 24 in rapporto a tutto il tempo nave relativistico. Quindi tenete presente che il tempo nave relativistico è spesso espresso in anni, mesi e giorni, mentre per quanto riguarda il consumo in kilowattora sì, il calcolo è sempre in ore, quindi va rapportato. Al totale del fabbisogno occorre considerare una percentuale di perdita in calore e dissipazione ai sistemi vari, quindi una percentuale 20%, 30%, 50%, quindi maggiorate il totale del fabbisogno di questa percentuale e quindi ottenete il totale della potenza minima necessaria espressa in kilowattore. Per praticità riconvertite da kilowattore in joule, tenendo presente la relativa relazione, e avete il totale del fabbisogno di energia espresso in joule, che sarà un numero stratosferico che sarà osservabile solo in notazione scientifica. A questo punto il più ormai è fatto, basta risolvere la nota equazione E uguale mc quadro. E risolvendo per m si ottiene la massa annichilita in grammi. Tenete presente che a voi serve il totale dell'antimateria da annichilire e nei reattori ad annichilazione materia ed antimateria esplodono generando energia, a differenza della fusione e della fissione dove è soltanto un differenziale di materia, quindi di mc quadro. Nella annichilazione il totale della materia ed antimateria è doppio, ma voi non state cercando il totale della materia annichilita, che sarebbe il doppio, ma soltanto il totale della antimateria che vi servirà per mettere nel contenitore, diciamo, virtuale del serbatoio dell'astronave aliena per sostenere l'intero viaggio. Voilà! Senza nemmeno accorgervene siete saliti a bordo di un UFO alieno ed avete fatto una visita dell'astronave. I mezzi alieni devono essere capaci di sostenere accelerazioni e decelerazioni incredibili. Avere avionica di bordo con computer, giroscopi, radar, sensori infrarossi per gestire la navigazione siderale in modo automatico per molti anni. Dispositivi di ibernazione, una sorta di surgelatori, che funzionino 24 ore su 24 per mantenere in animazione sospesa l'equipaggio, per il quale, per ciascun membro di equipaggio, occorre conteggiare un surgelatore di ibernazione proprio. Difese attive contro il vento siderale, plasma espulso in dissipazione sul disco e mantenuto da un potente campo magnetico per annichilire micrometeoriti e deflettere raggi X, gamma e microonde, tutte energie mortali per un DNA biologico. Ma il plasma esterno può essere anche una protezione, una buona coperta termica che assorbirebbe queste energie salendo di temperatura oppure le defletterebbe. Dissipazione ai sistemi e campi magnetici per il reattore ad annichilazione, che per funzionare dovrà essere inizializzato, magari prima da un reattore a fissione, il quale potrebbe sostenere inizializzando poi un reattore a fusione. Questo, una volta entrato in saldo energetico attivo, potrebbe sostenere il potente campo magnetico del reattore ad annichilazione per sviluppare l'energia sufficiente per effettuare tutte quelle potenti accelerazioni e decelerazioni che sono strumentali al lungo viaggio siderale. La potenza elettrica potrebbe essere prodotta tramite dei superconduttori che strappino elettroni dal plasma generato nella annichilazione. Ovviamente il serbatoio d'antimateria non è una tanica, perché l'antimateria dovrà essere mantenuta costantemente 24 ore su 24 sotto tensione dentro un potente campo magnetico, quindi ci vorrà un reattore a fissione oppure a fusione
perennemente sempre in funzione per sostenere semplicemente il serbatoio dell'antimateria. Buoni soldoni, io vi consiglio di non dividere per due la massa annichilita per stimare la quantità di antimateria necessaria, perché allo stock di energia, oltre diciamo a queste necessità che vi ho appena detto, occorre aggiungere anche un po' di energia di riserva, oltre alla potenza per un po' di energia per ad usare eventualmente se servissero raggi laser, raggi X, gamma e microonde ed impulsi EMP, ossia sistemi di difesa con armi ad energia diretta, per mettere in grado appunto il disco alieno di difendersi da potenziali minacce. Ecco, adesso avete grosso modo un quadro approssimativo ma scientificamente plausibile su che tipo di tecnologia ci sarà a bordo degli UFO alieni, che de facto sono delle enormi centrali energetiche ambulanti strapiene di altissima tecnologia. Un saluto, ciao, alla prossima.